Vi siete già rilassati, vero? Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Franks. Ieri abbiamo conosciuto Pierluigi. E come vedete è ancora qui. Mi sa che si è affezionato. Non vuole più andarsene. Vattene, porca troia. Sono giapponese. E oggi, signori, visto che è venerdì, è arrivato il momento di andarci a rilassare come degli sciacalli. Ma la domanda è sempre la stessa. I sciacalli si rilassano? Però ragazzi, prima di cominciare, vado a salutare Alexand26, LeoK24, SpeedShot e Noemi Check-in. Ciao ragazzi, e il vincitore di oggi? LeoK24, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene, e direi che è arrivato il momento di andarci a rilassare. Direi di tenere questa atmosfera rilassante, diciamo. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Ok, forse ho già capito cosa vuole fare. Esatto, secondo me non è così facile fare canestro, Queste cose non mi toccano più ormai, mi dispiace. Poi, abbiamo anche uno su Ishi. Perfetto. Ma certo, ma voglio dire, che cosa ci vuole? Io quando vado in montagna è la prima cosa che faccio. Probabilmente questo sono io e mi hanno ripreso di nascosto. Golf, bene. Anche in questo sport sono il migliore, eh? Questa tecnica gliel'ho insegnata io. Oh, abbiamo anche la calligrafia, che non può mai mancare. Signori, io ancora non capisco come sia possibile questa cosa. Ma non si può scrivere così, dai! Non sto capendo quello che c'è scritto. Però è figo da vedere, quindi ci sta. Asno. Poi abbiamo delle palline, doppi sensi a non finire. Cambiano anche colore, robe. Non so che cosa siano, però sono fighe da vedere. Anche arancioni. Cioè, guardate, sembra che girino. Qua sono contento perché mi sa che non sono dolci. Non sono dolci, vero? Poi abbiamo quello che sembra latte, o forse è vernice, mi sa di sì, con del colorante e girandolo, cioè, guardate che figata. Bellissimo. Questo ci sta. Rimane a guardarlo per ore, è incredibile. Vabbè, cos'è la costata di un brontosauro? Ma quanto è grossa? Però quanto deve essere buona. Madonna santissima, ragazzi. Oh, abbiamo anche la frutta che fa sempre bene. Non mi fa nessun effetto. Oddio, che figata. Anche in questo caso non so che cosa sia. Strano, però è figo da vedere, tutto colorato. Mi sembra tipo un tavolino, anche se non lo è mai nella vita. E gli mettono questa cosa sopra che sembrerebbe essere colla per renderlo lucido. Disegno di un elefante. Cioè, guardate che roba, raga. Ma com'è possibile? Tutti questi disegnini dentro. Con quale mano ferma? Ma non si può fare! Come si fa a disegnare così? Ma sei illegale! Cioè, assurdo. Anche lo sfondo, giustamente. Cioè, guardate che roba. Vabbè, ha creato anche le ombre. Chi sei? Altra torta? Non mi scalfisce minimamente. Sicuramente non sarà buona. Proprio per niente. Però oltre al gusto, cioè, guardate che figata. Bellissima da vedere, eh? Vabbè, crea anche le rose, sembrano vere. Però stai calmo. Oh, la sabbia cinetica, raga. Questa è spettacolare. Di una morbidezza incredibile. Puoi prenderla, strapparla, schiacciarla. Biliardo? Che fa? Certo. No, ma anch'io gioco così, eh. Uguale. Parrucchiere. Ok, gli ha messo della stagnola in testa. Ok, questa cosa è strana. Perché gli ha messo un uovo crudo in testa? Questa non l'ho capita. Poi... Ma cos'è? Ma c'è un tizio dentro una casetta trainata da dei cavalli sui ghiacciai? Cos'è, una barzelletta? Poi abbiamo una mano. No, questo è fighissimo, dai. Sembrerebbe strapparsi della pelle, ma in realtà è solo colla. Antistress a dei livelli... Ah beh, certo, funziona proprio così. Vuoi un mandarino? Facciamo la spermuta direttamente. Bene. Poi abbiamo la sfoglia con dentro il cioccolato. Non mi fa nessun effetto. Altra sabbia cinetica. Cioè, mi dà proprio un senso di morbidezza. Cioè, guarda che roba. Sembra quasi non toccarla, secondo me. Fluffy slime, raga. Quanto è bello. Golf. Anche lui sta usando una tecnica che gli ho insegnato io, eh. Tranquilli. Tutte le mattine mi sveglio e inizio a farlo anch'io. Mi tengo in allenamento. Comunque queste persone sono un tantino illegali. Questo si lancia da un tetto, con la capriola, fuori di testa completamente. Ma perché lo devi fare? Si è conficcato come un chiodo nella neve. Un altro fluffy slime. Cioè, raga, guardate quanto è morbido. Talmente morbido che si schiaccia da solo. Altre fragole. Con altro cioccolato sopra. Barrette di cioccolato col caramello. Mi volete un tantino male, eh? Però ce la posso fare. Non mi fate nulla. Le cialde con la torta sopra.
E il cioccolato. Porca di quella puttana. Ok, forse no. Ho resistito più che potevo. Basta però. Bene ragazzi, che dire. Spero che questo video vi abbia rilassato come degli sciacalli. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Comunque se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook. E quindi se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E io raga vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.